familiare, quando dei figli, del marito, quando si è sposata, quando suo marito è andato via. E mi sono sposata. Quando mi sono sposata sono andata a casa. Mio babbo faceva il contadino e affittava dopo da una casina tanti anni, quando non si aggiustavano più, cambiava casina e andava da un'altra. Masuè, dicevo, piemontese, dicevo Masuè. Mi sono andata a casa di qui, da Borgaro. Mi sono sposata al mio paese, non qui a Borgo, al mio paese che era San Bovo, vicino a Castimo. E sono sposata lassù e poi abbiamo preso un pulmino che c'erano i parenti a Alba e siamo venuti a pranzo a Torino, lì a Pozzo Strada, che c'era un fratello di mia suocera che aveva l'albergo e dava da mangiare, abbiamo dato pranzo lì, ma eravamo non tanti, non tanti. E poi alla sera siamo venuti a casa col treno da Torino a Borgaro a venire a dormire qui a Borgaro. Abbiamo fatto un viaggio lì. Ho avuto quelle due lì, uno del 41 e l'altra del 52. Io andavo a lavorare, ero con la mia suocera e quando ho avuto la prima me la governava la suocera, poi la suocera a voce era del 40, del 43 è morta, è mancata. E allora c'era una famiglia qui vicino che mi governava la bambina, la davo lei a governare e io andavo a lavorare. E venivo a casa a mezzogiorno perché avevo solo un'ora e venivo a casa da piedi, dai profumi a mangiare a casa e poi correvo di nuovo là a lavorare fino alle 5 e poi io sì, venivo a casa con la mia bambina e andavamo avanti così, col sussidio di mio marito che prendevo e guadagnavo la fabbrica, andavamo avanti con io e la suocera e bambina.